siamo arrivati ormai su Facebook, siamo in tanti, non lo so. Va bene. Vado a guardare, aspetta. No, va detto. 91.488 persone che ci seguono su Facebook. Vediamo noi. Tanta appunto, roba. Per presentare, appunto, come detto da ieri, sono tornati gli ospiti. Ieri abbiamo presentato la sagra in Sant'Abbondio, che poi è iniziata proprio ufficialmente ieri a pomeriggio. Oggi invece parliamo di cinema e parliamo dell'unico cinema in città, che è il Cinema Astra, e che ha avuto diverse vicissitudini, ma sempre risolte positivamente. Con noi oggi c'è Nicola Curtoni che ci parla di diverse iniziative. Intanto da oggi, giusto? Buongiorno Nicola. Buongiorno a te. Buongiorno. Da oggi la programmazione, diciamo, autunnale invernale parte oggi. Sì, riapriamo oggi, il 30 agosto, esatto, con una settimana di eventi in collaborazione con la Fiera del Libro, quindi tematica cinema e letteratura. Facciamo vedere anche il programma. Vai Nicola. Esatto, quindi stasera riapriamo con un documentario su una poetessa italiana, Patrizia Cavalli, Le mie poesie non cambieranno il mondo, il titolo del film. E sarà preceduto da un reading poetico a cura della Casa della Poesia di Como. Quindi ci piace sempre, quando facciamo le inaugurazioni, pensare a qualcosa che vada oltre il semplice spettacolo. Sì. Okay. Il film sarà in replica domenica alle 5:30 e poi sabato sera e domenica sera invece Cattiveria a domicilio, che è una commedia molto graffiante, molto divertente, su un piccolo paesino dell'Inghilterra degli anni 20, okay, sconvolto da lettere anonime estremamente piccanti. Era da tanto che non ridevo così. Sì, se scritto adesso, così. Adesso ve lo confermo, è molto divertente, è un humor abbastanza nero, ma fatevi due risate se volete sabato e domenica sera. Che bello. Ok, ecco, la cosa importante è perché, aspetta Francesco, fai vedere la locandina che sto vedendo, è il 3:50, fai vedere, ecco, perché il biglietto per andare al cinema fino alla metà di settembre, giusto, è corretto, per andare al cinema, grazie anche al contributo del governo, e questo va detto, per tutta l'estate, 3,50 €, una bella iniziativa, un supporto a chi come voi cerca con fatica di mandare avanti, no, le sale. Sì, è per i film italiani e europei, quindi ecco, noi per film scelta italiani e europei, bravo, solo film italiani e europei, salvo stravolgimenti all'ultimo minuto, quindi fino al 15 settembre, anzi fino al 18 di settembre, all'Astra è 3,50 €, quindi è un motivo in più per riprendere l'abitudine di andare al cinema, magari venire a trovarci, magari scoprire la nuova sala, perché appunto i lavori sono terminati per la ristrutturazione, quindi anche la sala è leggermente diversa, e quindi vi aspettiamo, saremo aperti venerdì, sabato e domenica, e martedì e mercoledì con il programma di Aspettando il Cineforum, che ci accompagnerà appunto fino all'inizio del Cineforum. Ecco, il Cineforum, bravo, mi hai anticipato Nicola, Cineforum che è un classico dell'Astra, non si può mancare, quindi ci vediamo tra qualche settimana quando avrai il programma dettagliato. Assolutamente sì. Del Cineforum, giusto Nicola? Sì, perché anche in questa stagione autunno-inverno c'è il Cineforum. Assolutamente, altrimenti l'anno scorso non saremmo più è stato qui. Un bel risultato, sì, importante. Assolutamente, la risposta dei Comaschi, no Nicola, c'è stata. Ecco, avevo detto di risposta dei Comaschi, aggiungiamo a tutto quello che ci hai detto anche un altro risultato, un altro mattoncino che avete messo lì, importante, che è quello della balconata. Come, esatto, come vi vuole bene, eh? Assolutamente. È una risposta che non era scontata, no, credo. No, assolutamente no. Abbiamo avuto, come forse sapete, come forse sanno anche i nostri ascoltatori, a dicembre abbiamo lanciato questo progetto, Riapriamo la balconata, per aprire la parte sopra del Cinemaster. Ecco, quindi... esatto, la balconata è la parte appunto superiore alle poltrone che sono la platea. Alla platea, bravo, quindi è la balconata molto suggestiva, dove si vede veramente bene, credo, no? Anzi, io mi ricordo anni fa il film. La balconata era chiusa perché c'erano dei problemi, non una norma. Adesso il progetto, mi dicevi, è stato approvato dai Vigili del Fuoco, sì, okay? Però, però manca il sopralluogo finale, certo, giusto? Sì, non sarà agibile dal 30 di agosto, ecco, ovviamente. Intanto questo è anche il titolo del nostro articolo, finiti i lavori sulla balconata, l'apertura nei prossimi mesi. Questa, esatto, è la balconata, chiaramente... esatto, che sovrasta alle poltrone, vai.
aspettiamo gli organi competenti, dobbiamo ancora fare qualche lavoretto, proprio roba piccola, quindi appunto poi partirà tutto l'iter. Il progetto originario, che era quello di comunque della riapertura del 2022, era stato approvato, quindi siamo fiduciosi che tutto si svolgerà al meglio. E volevo tornare un attimino sul perché abbiamo riaperto la balconata e sulla solidarietà dei comaschi. Sì, perché, sì, no, fallo, perché credo merita, come ha detto Francesco, i comaschi vogliono bene. Sì, vogliono bene, effettivamente, sì. È una cosa, Nicola, bella, sicura, ma niente affatto scontata. Ecco, cioè, oggettivamente, quando eri venuto qui a parlarne, hai detto questo è pazzo. No, pazzo no, però mi sono detto oggettivamente, ma la vedo dura. E infatti una domanda era perché dovrebbero però, aiutarvi, no, invece. Però la risposta è stata importante. È stata importantissima. Siamo arrivati a sottolineiamolo, Nicola. Sì, sì, assolutamente. Siamo arrivati a 75.000 euro sui 100.000 wow. euro previsti, e ci sono i donatori, diciamo, istituzionali che ci vogliono bene da tanti anni. Penso a Como 1907, alla BCC e Confindustria. Ma ci sono, per esempio, questo mi ha veramente commosso, il gruppo della Stecca, che ha deciso di sposare questa causa, e quindi tutte le stecche hanno organizzato degli eventi per aiutarci in questa raccolta. E poi ci sono i primi donatori, che sono gli spettatori del Cinemastra, che ancora una volta, se sommiamo tutte le piccole donazioni che sono state fatte, sono la grande maggioranza di questo progetto. Quindi è grazie a loro che abbiamo potuto fare questi lavori. Ci saranno altre raccolte fondi nei prossimi mesi per arrivare a quello che ci manca, però abbiamo detto ok, facciamo questi lavori, che così almeno possiamo certificare la balconata, e speriamo già prima della fine dell'anno di poterla riaprire, che ci permetterebbe da una parte di essere più comodi, di organizzare degli eventi più grandi, e quindi ecco, adesso siamo in dirittura d'arrivo di questo progetto, che era iniziato un bel po' di tempo fa. Un grande risultato, lo abbiamo voluto. 5 dicembre 2023 è iniziata la raccolta fondi, sì, giusto? Ok, esatto. Perché sono andato a leggere adesso. Ecco, sì. Quindi da dicembre ad agosto 75.000 euro. Wow. Sì, però, sì. No, chapeau, ma vuol dire che la gente ci tiene. Non è una cosa niente affatto scontata, neanche facile, Nicola, perché poi 75.000 euro è una cifra assolutamente rilevante. Questa cifra ha permesso ai gestori dell'Astra, quindi, di fare i lavori di adeguamento della balconata, progetto che è stato eseguito, mancano, mi dicevi, proprio dei dettagli, siamo ai dettagli. Dopodiché, come per lo Stadio Sinigaglia, anche al Cinemastra ci sarà l'apposita commissione che verrà a valutare, esaminare, analizzare, no, tutto, e ovviamente le uscite di sicurezza, tutto quello che è. A quel punto ci sarà l'auspicato, speriamo, via libera. Beh, credo sarà per voi un giorno da sottolineare, Nicola. Beh, aspettiamo, sì. Cioè, ce lo vieni a dire. A dirlo. Sì, no, cioè, perché come diceva Trapattoni, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Sì, sì. Ma quando è prevista l'apertura? C'è una data ipotetica? No, adesso non ci sbilanziamo. Il mio obiettivo è comunque entro la fine dell'anno. Sì, esatto. Nei prossimi mesi. Ok. Però chiaramente non dipende da noi, quindi adesso siamo prudenti. La cosa importante è che i lavori strutturali siano stati fatti, perché sono quelli che erano impossibili a cinema aperto, quindi adesso noi possiamo continuare a accogliere le persone, lavorare serenamente, tranquillamente, e finiamo le ultime cose che vanno fatte, però ecco, questo non ha avuto un impatto sulla nostra stagione, e quindi da stasera la gente può tornare al cinema e godersi un buon film. Bene, allora, quindi ricordiamo, la balconata, e questo è sicuramente l'aspetto più importante, ma non solo. E allora chiudiamo facendo vedere ancora una volta le locandine della programmazione. Le mie poesie non cambieranno il mondo, oggi all'Astra, Viale Giulio Cesare a Como, con biglietto, ecco, è importante, a 3,50 euro, sì. e poi ecco, cattiveria a domicilio invece alle domani ore alle ore 21, sempre 3,50 euro, perché andare al cinema d'estate, grazie anche al contributo del governo, è stato ed è tuttora certamente una cosa agevolata. Ecco, poi non c'è bisogno neanche dell'aria condizionata, detto, perché è fresco lì. Va detto, Nicola, che effettivamente se il contributo potesse essere esteso, io credo che molti più comaschi, in questo caso, ma italiani in generale,
possono andare al cinema. Sì, vero? Poi noi perché... abbiamo delle tariffe molto agevolate, già con il prezzo medio, se penso alle tessere del Cineforum, l'adulto paga più o meno 3,50 euro a film, okay, gli under 25 1 euro a film, adesso introdurremo probabilmente anche qualcosa per gli under 30, quindi diciamo che i nostri prezzi sono già bassi e poi appunto per aspettando il Cineforum, quindi la programmazione del martedì e del mercoledì, volevo citare anche il gusto delle cose. Infatti, infatti lo sto facendo vedere, guarda, proprio in questo momento, eccolo. Vai. Se siete appassionati di cucina, veramente non perdetevelo, è una commedia romantica nella Francia dell'Ottocento, dove una cuoca, Juliette Binoche, si farà sedurre dal suo collega sostanzialmente, che gli cucinerà delle ricette per palati fini. Questo è il 3 settembre. Sì, martedì e mercoledì prossimo alle 16 alle 21. È un'esperienza cinematografica molto molto forte. E poi aspettando il Cineforum continua, ci abbiamo dei film come Io e Sissi, Vangelo secondo Maria, Fly Me to the Moon. Quindi abbiamo tante cose, eccola anche qua, diverse tra le commedie e i film un po' più impegnati. Tutto il dettaglio lo trovate sul sito Cinema ufficiale Astra Cinema. Nei commenti ho già inserito il link. Quindi... perfetto. Wow. Allora, Nicola, grazie davvero, in bocca al lupo ovviamente, ma complimenti anche per questo risultato, ripeto, che avete portato a casa in pochi mesi, perché poteva essere una cosa più prolungata, insomma, che invece in pochi mesi non solo la raccolta ma anche i lavori, e a questo punto aspettiamo la commissione che possa dire ok, la balconata è di nuovo agibile. Assolutamente, io ringrazio chiaramente tutti i volontari dell'associazione Amici dell'Astra, anche lì a settembre ci sarà una chiamata alle arti, perché ne abbiamo sempre bisogno. Bravi. Ringrazio i tecnici che hanno fatto i lavori, perché non è scontato lavorare a giugno, luglio, agosto, e ringrazio tutti i donatori che hanno creduto in questo progetto ancora una volta. Cinema Astra di Como, che è tornato a rivivere e anzi ha implementato, come vedete, non solo la programmazione in attesa del Cineforum, ma anche il suo spazio interno. Ciao Nicola, ciao. Grazie, allora ti aspettiamo per il Cineforum. Assolutamente sì. Un saluto, grazie, buongiorno.